Benissimo ragazzi, adesso finalmente non sentirete, forse, più la mia brutta voce. Volevo dirvi che è finita la rubrica Come velocizzare il computer. Perciò, adesso vi ringrazio tutti delle persone che mi hanno seguito, vi ringrazio per gli insulti che mi avete dato, ringrazio per i vaffanculo, l'ignorante e che neanche mi so esprimere in italiano. Cazzo, cazzo! Ma logicamente prendo spunto dal mio maestro che cettola qualunque, vota cettola qualunque. In conclusione, oltre ai miei più sentiti ringraziamenti che mi avete seguito e mi avete sopportato per tutte queste guide, vi volevo dire che io nel frattempo che stavo pubblicando logicamente io ho finito la mia rubrica su come velocizzare il computer. Ho ancora, diciamo, perfezionato di più le prestazioni del computer facendo sempre gli esperimenti sui miei due computer, il portatile e il fisso. Adesso, se vi interessa, io potrei fare un'altra piccola, diciamo piccola rubrica dove posso continuare, diciamo, i miei consigli su come velocizzare il computer. Si tratta altre guide, non sono di una difficoltà bassa, massimo media, non c'è bisogno di un genio o un dio, un qualche cosa del genere. Perciò fate una cosa, scrivetemi un commento. Io ho sempre paura di copiare Daniele De Semmatter se faccio qua sotto, perché purtroppo sembra che ha il copyright. Se una persona dice qua sotto, immediatamente c'è qualcuno qua sotto nei commenti che scrive la copia Daniele, però purtroppo i commenti si scrivono ugualmente qua sotto, perciò non posso cambiare le cose. Scrivete laggiù, proprio laggiù, sotto, sotto. Bravo, là. Scrivete se volete che io continui le mie videoguide su come velocizzare il computer. Se no, pazienza. Fatemelo sapere, scrivetelo, commentate, mandatemi a fanculo come già avete fatto in passato e basta. Grazie ancora e vi saluto. Pedificus.